Sì, il cantiere più importante sicuramente per la città di Fano è quello delle opere compensative. I lavori sono ripartiti già da ieri, dal 15 aprile, con una piccola attività di messa in sicurezza del cantiere che appunto deve riprendere e poi dalla prossima settimana, da lunedì, ricominceranno ad arrivare anche gli operai che come si sa, insomma, non sono tutti della nostra regione, ma vengono anche da altre regioni. E quindi lentamente, ma in maniera molto sicura, riprenderanno anche i cantieri delle opere compensative che il Comune di Fano sta facendo nella propria città attraverso la società Pavimental, che ha avuto l'appalto dalla società Autostrade per l'Italia. E dunque a breve inizieranno a fare i lavori, probabilmente ripartendo dal cantiere grosso che abbiamo nell'area del nostro aeroporto e quindi via Enrico Mattei, strada comunale del campo di aviazione, via Papiria, dove si devono, come dire, sistemare alcune situazioni lasciate, tra virgolette, in sospeso a causa del coronavirus. È chiaro che riprenderanno in maniera lenta, perché ovviamente riprendere un cantiere è sempre difficile e anche, diciamo, parziale, perché ancora non tutti. Ad esempio, i grossisti, non tutti diciamo, i fornitori sono attivi, sono operativi in questo periodo. Molti ci chiedono il famoso cantiere della zona del Lido, che è lì un po' fermo da diverso tempo. Ci sono altre situazioni che ripartiranno in città? E noi stiamo cercando di fare di tutto per far partire, anzi, in questo caso. Il cantiere delle scogliere di Sassonia, siamo pronti, diciamo, dal punto di vista amministrativo. Poi il percorso, se ovviamente per ragioni note, come dire, ha rallentato il suo percorso, e quindi noi però vorremmo comunque far partire le scogliere e tutte quelle attività propedeutiche affinché la stagione balneare si possa svolgere in maniera corretta. Quindi speriamo, spieghiamo la collaborazione di tutti gli enti sovraordinati, il Capitaneria di Porto, la comprensione delle persone e anche ovviamente degli operatori balneari, perché queste attività le vogliamo fare, sono in ritardo rispetto alla normale tabella di marcia, ma le faremo senz'altro cercando di dare meno disagio possibile.